parliamo del 2001, quel crack era nel dicembre 2003, cioè 2 anni prima. Come si fa in un paese dove i comici sanno le cose 2 anni prima dei grandi crack grossi del mondo? Ma che paese è questo qua? Perché io dovevo sapere delle cose? Quali erano le mie fonti pazzesche? Io, lo spionaggio, il controspionaggio. Io ho parlato con uno della Parma, che ho detto il nome qui, mi ha detto qualche cosa ma di banale, che era piena di debiti, che aveva il fatturato uguale al debito, che poteva essere chiusa da un momento all'altro. Ma e poi andavo sulla Banca d'Italia a vedere i debiti, c'erano tutti, era tutto lì. Allora perché succedono queste? Sul sito della Banca d'Italia. Allora perché? Voglio dire, io sono passato come eroe europeo per aver detto delle stronzate che sapevano tutti. E questo è il grosso problema di questo paese qua. Può essere risolto in questo grafico qua. Sul blog abbiamo messo, da quei giorni lì, quando ho aperto il blog nel 2005, abbiamo messo la mappa del potere. Andatevela a vedere, cliccate lì e vedete tutte le interconnessioni che ci sono. Ora, nel più grosso gruppo di informazione che abbiamo, RCS Corriere della Sera, se voi guardate questa tabella, a sinistra ci sono i proprietari, sono le banche che sono quotate in borsa, praticamente tutte. Queste qua sono società non quotate in borsa, proprietarie. Qua ci sono tutti i consiglieri che sono dentro il consiglio di amministrazione dell'RCS, che sono consiglieri in altre società. C'è un conflitto di interessi che non è anche un conflitto, è un interesse generale. Ci sono consiglieri che sono dentro 7 società contemporaneamente, fanno i consiglieri per società che sono in contraddizione, che sono in concorrenza. Ci sono consiglieri in 5 società, 8 società, 7 società. È tutto così. La borsa, questi sono i drammi della borsa. La borsa andrebbe chiusa domani mattina, non serve più. Non serve più a niente, non c'è più niente nelle borse. Dobbiamo finirla di dare questa informazione. I comici, io non devo venire qua, io devo andare a far ridere, io devo far ridere la gente, non venire a depositare, a fare le posizioni che mi dicono lei giura di dire tutta la verità come nei film di Perry Mason. Non sono in questa struttura mentale qua, ci devono venire delle altre persone. Queste cose non succederebbero e non sarebbero successe se una televisione normale come la RAI, normale, avesse fatto il suo servizio pubblico e nel 2001 avesse detto le cose che ho detto io, semplici, che erano scritte su tutte le cose, sui siti internet. Basta usare la rete, usarla bene, vengono fuori tutte queste minchiate qua. Queste sono le minchiate della finanza nostra, hai capito? Vai via, vai via. Sempre così, ma sempre io quando parlo c'è sempre uno che dice lei si assume, è da quando ho 8 anni che mi assumo le responsabilità. Non ho nessun motivo di che cosa avrò detto di strano. Ho detto nomi, sono qua i nomi, quei nomi e cognomi, però ti assumi anche tu. Dai, fammi la cortesia. Una volta non assumitela anche. Tra l'altro, sono vicenda Parma. Sì. Parma l'ha vissuto. Ma ha vissuto, ma era nord. Ma porca di una Eva. Ma non è questione di insolvenza, bastava vedere che cos'era, faceva latte, il latte, non puoi caricare sul latte una squadra di calcio, una squadra di basket, la Formula 1, era la Coca-Cola del latte, il latte è latte, non puoi venderlo a 2 milioni al litro, il latte è latte, poi il latte lo fa la mucca, il culo, se l'è fatto la mucca dovrebbe essere risarcita. Ecco, un'ultima domanda, in aula c'era in che modo lei è stato ci sono dati. Guarda, io facevo uno spettacolo, nel 2001 parlavo nel mio spettacolo dei bilanci e dei fatturati e dei trucchi di bilancio della Fiat e della Telecom. Infatti ho guardato tutti i documenti alla magistratura in modo che si porti un po' avanti col lavoro. Allora, ho fatto questo spettacolo nel 2001 a Parma, qui venne questo funzionario, funzionario della Parma, e dopo andammo a cena e lui mi disse hai parlato di tutte le aziende tranne che la mia dove lavoravo io, perché non ci lavorava più almeno come amministratore delegato. Bene, e mi disse non hai parlato della mia, e mi disse due o tre dati, mi disse dei debiti di 13.000 miliardi, mi disse qualche cosa che il fatturato era uguale al debito e che in una economia normale di una nazione normale l'azienda sarebbe dovuta chiudere domani mattina. Questa frase me la ricordo. Dopodiché non è che a tavola mi ha aperto il bilancio e mi ha detto esattamente dove, sono andato a controllare poi attraverso le mie fonti
perché io sono pieno di fondi alla Banca d'Italia, via rete, e ho scoperto che non era neanche la più indebitata di tutti. Infatti la Fiat aveva il doppio dei debiti e la Telecom il triplo dei debiti, e infatti lo vediamo adesso. Dobbiamo chiudere? No, non dovete chiudere, lo dico io quando adesso chiudiamo, adesso chiudiamo, adesso, e prendetevi mai buongiorno.